Cari amici, buonasera. Ben arrivati. Stasera è una giornata particolare, oggi è una strana giornata particolare. Io non so dove ci si trova dalla parte d'Italia, ma qui dalle mie parti si parla di 40 centimetri di neve. Addirittura è stata imbiancata anche Genova, quindi, che è una città di mare, e quindi pochissime volte si vede la neve lì, però anche lì a Genova è nevicato, una giornata pesante. Spero che la linea regga, spero che ci sia l'elettricità, perché qui sono in un paesino che sapete che passano a rondinella e 99 su 100 rischia di non che mi cada tutto. Comunque, sono con voi. Ho preso, come tutti quanti avrete appreso, che il Santo Padre si sente stanco. Io penso che quello sia uno dei lavori più il lavoro più difficile che ci sia al mondo, sicuramente. Io penso che essere il Santo Padre per la solitudine in cui devi decidere, nelle condizioni in cui si è, che so, ogni volta che lui dovesse cambiare la pantofola, invece di metterla rossa le mettesse rosa o meno, ci escono fuori commenti o meno, e se ha un ciuffo un po' più ribelle, che è un po' più spettinato, ognuno ha qualcosa da ridire, è difficile fare anche Papa. Penso che sia la cosa più difficile. Se noi pensiamo oltretutto però ha scelto anche una data particolare, perché se noi ci ricordiamo, ragazzi, l'11 febbraio del 29 ci sono stati i Patti Lateranensi. Per la prima volta il Vaticano si riapriva al mondo, perché sennò si era chiuso dentro le mura leonine da quando c'è stata la presa di Porta Pia. Quindi un po' una giornata particolare. In più, oltre ad essere una giornata particolare, è stata per me una settimana particolarmente dura. Ne parlo perché in questa settimana ho preso una decisione molto forte, sentendo parecchi amici, perché ho dovuto sentire parecchi amici. Quale decisione ho preso? La decisione è questa: di scendere. Purtroppo il divorzio noi ce l'abbiamo, no? E quindi dobbiamo convivere. Allora scendere in campo per batterci per avere una norma più umana sul divorzio. Anche perché questa settimana sono stato toccato molto da vicino da una persona che mi è particolarmente vicina, e purtroppo per una serie di circostanze, speriamo, io prego che non si debba avverare, ma potrebbe giustamente dover lasciare la casa, perché la casa rimane alla donna, anche se l'uomo non ha fatto nulla, anzi, al contrario, è quello che subisce il danno. Quindi, ma cos'è che mi ha fatto scattare questa richiesta di aiuto verso a chi si separa o meno? È il sentire una signora la quale mi ha detto: vabbè, ma non mi interessa, tanto alla fine è lui che deve andarsene. I figli rimangono, ma con una sufficienza, con un modo di fare che mi ha ferito dentro. E allora per la prima volta ho chiesto ad avvocati, amici, a conoscenti, ma è proprio deve essere così? Che l'uomo deve lasciare la casa a tutti i costi? Sì, è così. Se non casi eccezionali, particolari o di rifiuto da parte della donna. Allora io dico, e ne ho detto con i miei amici più vicini che ho, e quello ho detto: ma ragazzi, non è possibile che ci sia una sperequazione così all'interno di una norma. È troppo.
E allora qualcheduno ha iniziato a suggerire e inizia a dire: guardiamo un po' nel mondo occidentale quali sono gli stati che hanno il divorzio. Tutti. Uno degli ultimi stati è stata l'Italia da non avere il divorzio, cioè l'ha immesso da poco tempo. Che hanno più esperienza di noi, quale normativa hanno? Quindi verrà fatto uno screening delle normative, so, in Spagna, in Francia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, per quello che è l'Europa occidentale. Poi sarà fatto uno screening anche in Canada e alcuni stati, so, 5-6 stati degli Stati Uniti, per avere un panorama eventualmente poi da proporre a qualche onorevole senatore o meno, che possa modificare questa norma. Voi adesso sapete di che cosa ci si sta battendo, voi sapete che io mi batto perché non avvenga il divorzio, io cerco di evitare che non avvenga il divorzio, farò di tutto e di più, però se questo deve essere, che sia il più equo possibile. Leggo il pezzo che mi hanno mandato gli amici. S Purtroppo loro me l'hanno mandato, quando me l'hanno mandato non c'era ancora la notizia del Santo Padre, perché a me è arrivata venerdì con la posta, quindi non c'era ancora. Leggo il pezzo che mi hanno mandato comunque. E ovviamente è un pochino diverso, ma bensì ricorda negli primi anni 60 le scuole come erano composte. Naturalmente, alla Pacchiotti, come in ogni altra scuola elementare della città, eravamo in divisa da scolari, in prima e in seconda. Portavamo, come da regolamento, il grembiule nero da cui spuntavano le gambe nude, con il colletto bianco e il fiocco azzurro scuro. In terza, quarta e quinta, un pullover blu con al collo due palline dello stesso colore. Con quella maglia e i pantaloni, di solito, erano alla zuava, con calze di lana a motivi scozzesi. I primi della classe, designati ogni sabato dal maestro per la settimana trascorsa, avevano la medaglia con il nastrino tricolore, da portare appuntata sul petto che ci si passava, sempre la stessa, dall'uno all'altro. Ogni classe ne aveva una e una sola, lo confesso. Capitava qualche volta anche a me di portarla, sulla medaglia, non di latta o di stagno, ma di un argento vero, come ci ripetevano affinché ne fossimo ancora più fieri. C'era il toro rampante, circondato da fronde. Era dunque un riconoscimento, piccolo quanto vuoi, ma decretato a nome della città. Il toro è il simbolo della città di Torino. E anche questo ci abituava sin da giovanissimi ad un certo orgoglio municipale, alla consapevolezza di far parte di una comunità con le sue tradizioni e i suoi riti. Nessuno aveva ancora pensato di secernere le tirate demagogiche contro la meritocrazia, per cui la medaglia sarebbe stato un segno discriminante. Per meritarla ci battevamo lealmente, ad armi pari, per tutta la settimana. Premiato non era l'enfant prodige, bensì il diligente, l'ordinato, il disciplinato, il generoso. Spesso, più che ai risultati concreti, ai voti, la medaglia andava alla buona volontà, alle doti personali. Insomma, giusto l'universo di valore di cuore, Garrone in cattedra e Franti dietro la lavagna. Quanto poi alla divisa, grembiule prime e poi pullover con palline aveva una sua funzione di fondo democratica. Impediva che, almeno a scuola, il ricco e il povero si distinguessero subito dall'abbigliamento. Io, che ricco non ero, fui grati a quegli indumenti comuni a tutti i miei compagni che coprivano o sostituivano i miei abiti consueti,
di stoffa e di taglio a buon prezzo, non certo raffinati come i capi di tanti rampolli di quella scuola del centro. Da Il mistero di Torino, due ipotesi su una capitale incompresa. Bellissimo questo pezzo. Adesso poi inizio la trasmissione nostra, vera e propria. Sia ben chiaro che ho parlato prima che ci sarà una ricerca nel mondo occidentale del rito della separazione e quindi per trovare una norma che sia un po' più equa anche qui per l'Italia, verrà discussa il momento che avremo tutto il pezzo, verrà discussa in trasmissione. Ogni sera che si uscirà la trasmissione ci sarà la discussione di un pezzo, una volta quello francese, l'altra volta quello spagnolo, poi quello sarà inglese, cioè un purpurì di tutto. D'accordo? Così tutti quanti siete in grado, siete, e per chi volesse faremo in modo che possano averne anche copia. Ok? E più siamo uniti, più riusciamo a dare concretezza alle nostre idee. Sono devastata dai sensi di colpa e non riesco a darmi pace. Ho tradito un'amica, forse l'unica amica vera, che si fida completamente di me. A qualche settimana fa mi sono ritrovata da sola con il suo ex fidanzato, che lei ama ancora. Non sto a dilungarmi in dettagli. In pratica siamo finiti a letto. Dopo quella sera non c'è più stato nulla tra noi, ma io sto malissimo. Mi sento tremendamente in colpa per averla tradita. E questa situazione mi sta logorando. Cosa devo fare? Dovrei raccontarle tutto. Allora, io dico solo una cosa. Ma oramai c'è questa superficialità. Cara amica, non ti offendere, no? Ma c'è questa superficialità di usare il corpo come se fosse una cosa così facile. Questo è quel... Ma è eccessivo. Cioè te... E con questo non te ne faccio una colpa, perché purtroppo in questi tempi sento cose che mi lasciano alquanto perplesso. Chiedo scusa. Sento che addirittura al primo contatto, e ne ho già sentito parecchi, che hanno con una persona, raggiungono già al primo contatto, la prima volta, già a fare qualcosa. Mi sembra che ci sia una cultura troppo, stia andando troppo veloce, perché in quella maniera si perdono le cose belle. Cioè, adesso siete rimasti soli, dovevate andare a finire a letto. Cioè, ma no, cara amica, non mi prendere come un bacchettone, cerca di capire il mio stato d'animo. Forse sarò anche un po' vecchio e anche un po' rimbambito, tutto quanto. E sicuramente non sono più i miei tempi, non sono più le condizioni, insomma, del rispetto del proprio corpo. Ma così, tic e tac, non è eccessivo. Vedi, cara amica, se tu fossi rimanendo sola, e ti fossi comportata un pochino diversamente, sicuramente non saresti in queste condizioni. Questo non per questo momento, che a un certo punto passo o meno, ma per il futuro. Cioè, X ho fatto, siamo rimasti soli. Cioè, ma è eccessivo questo tipo di cultura. La sessualità deve essere un qualcosa di bello, che lo raggiungi con il tempo, con una serie di cose particolari. Cioè, non so, il momento che si fa sesso, praticamente sei arrivato ovunque, dappertutto. Cioè,
viene a mancare quel periodo bello, dell'incontro, dello scoprirsi lentamente, dell'abbraccio, del bacio, della confidenza, cioè la lunga passeggiata. Col dubbio riuscirò ad abbracciarla, riuscirò a tenerla stretta a me, poi riuscirò, chissà quando riuscirò, ad avere la possibilità di essere dentro il proprio corpo, o viceversa, prenderlo dentro questo corpo. Cioè, però cioè, ma qui. Ragazzi, stiamo arrivando a un punto che è come mettere dentro una moneta dentro un jukebox. Pardon, chiedo scusa. Tanti non sapranno neanche cos'è un jukebox. Dentro una macchinetta da caffè esce il caffè. Quindi non è così. Io cercherei di trovare degli equilibri diversi. Per quanto consta a te che tu mi dici, ascolta. Sei stata superficiale e questo ne stai pagando le conseguenze. Ma tientele. Per caricarti la coscienza, vuoi far star male la tua amica? Non dirle nulla. Tientelo per te. Non ne parlare. Però fai tesoro di questo e prima di usare il tuo corpo così facilmente, pensaci. Come dice mia moglie quando faccio qualcosa che non va bene, no? Fa, porca miseria, c'hai il cervello, non è un optional, accendilo. E io, a questo punto, mia moglie mi ha detto di accendere il cervello, cerco di accenderlo. Questo vale anche per te, cara amica, d'accordo? Ho litigato con una delle mie più care amiche, come ogni anno stavamo decidendo. La destinazione da scegliere, ma non ci siamo trovate d'accordo su nulla. Io sarei dall'idea che per quest'anno potremmo dividerci per le vacanze, in modo da non essere costrette a scendere troppo a patti o assecondarci a vicenda e rovinarci le vacanze. L'assurdo è che lei non mi rivolge più la parola da quel giorno. Io non riesco a capire. Vedi, anche tra amici. Si deve avere la forza di digerire quello che a cui vieni a conoscenza. Se avete preso un'abitudine di andare alle vacanze assieme, farle assieme, e il momento che questo, per una serie di circostanze, voi vi siete trovati che non riuscite a legare, ha creato nella sua mente qualche scompenso. Scompenso niente di che, di particolare, ma soltanto deve somatizzare il problema. Quindi in questo caso devi soltanto aver pazienza, tranquillità, vedrai che le cose si cambiano. Si cambiano per il semplice motivo che è una cosa normale che si cambi. Però questo, cosa è successo? Che lei era abituata che le vacanze l'avreste fatta assieme, sareste fatto un giro, quindi tu non sai quale film lei nella mente si è fatta per quelle vacanze, che poi durano un soffio, non siete ancora partiti che siete già si è già di ritorno con i ricordi, perché il lavoro è lungo, non passa, le giornate lavorative non passano. Ma le giornate che si è in festa e volano, siamo alla fine che non ce ne si rende conto. Quindi, cara amica, dagli tempo. Solo il tempo può aiutare questa amica a riconsiderarsi e a trovarsi in determinate soluzioni. Quindi, chiedo scusa. Voi sentite la mia voce che dopo un po' inizia a gracchiare, allora devo bere. Quindi abbi pazienza, tollera, non premerla, non stagli addosso, vedrai che non passa molto tempo che sarete di nuovo, sarete sempre quelle amiche che vi ha sempre contraddistinto con la vostra amicizia.
Mia figlia è sposata da 8 anni ed ha una bimba di 2. È mio genero ad occuparsi della piccola, perché poco prima della sua nascita ha perso il lavoro e quindi ne ha la possibilità. Noi come nonni ci sentiamo trascurati. Li invitiamo spesso a pranzo o a cena, ma loro non vengono praticamente mai. Mia figlia dice che il marito è malinconico, non ha voglia di uscire con gli amici e che solo la bimba lo rende felice. Ma a me sembrano entrambi cambiati. Come possiamo fare per renderli più sereni? Cara amica, vedi, anche qua devi capire la drammaticità della cosa. Un uomo che fino a ieri era in grado di pensare allo svolgere della famiglia, cioè di poter portare a casa lo stipendio, il salario, chiamiamolo come si vuole, e tutt'assieme si è trovato nella difficoltà e quindi sta cercando di trovare un equilibrio, perché chissà quante domande avrà fatto, chissà quante soluzioni. Poi ci sono delle soluzioni diverse, perché se si è in un paesotto di campagna, volendoci si può rimodulare, chi ha un pezzo di vigna, chi ha un pezzo d'orto, chi ha un pezzo, perlomeno qualcosa da fare. Ma se si è in mezzo dei muri, in città, diventa di una tristezza unica e quindi diventa difficile. Quindi cosa succede? Non è che lui non ha più voglia di andare con nessuno, con gli amici o meno, è che oramai si sente fuori. Perché? Perché se si fosse con gli amici può capitare che si va a prendere un aperitivo. Aperitivo tra amici, una volta paga uno, poi paga l'altro, poi paga l'altro, ma una volta ogni tanto significa pagare, tira fuori del denaro. E lui dover tirar fuori quei 20, 30, 40 euro per pagare un aperitivo diventano pesanti. E questa è una motivazione. L'altra motivazione è che non viene da voi. Perché non viene da voi? Perché diventa difficile anche andare a casa dei suoceri, perché sei in una condizione che a questo punto sicuramente è vostra figlia che va a lavorare. E lui, maschietto, con la moglie che va a lavorare, lui cerca di compensare tenendo la bambina, facendo quel che può. Il venire lì da voi si sente, cioè, io sono convinto che voi non ci pensate a farlo sentire fuori ma sono convintissimo che lo rispettate, che non lo fate sentire. Io sono fermamente convinto di tutto. Però lui, nella sua mente, pensa di essere fuori posto. Quindi rimane difficile per lui tutto questo. Gli rimane molto difficile. Quindi devi capire, cara amica, che il tutto rimane in una condizione particolare per lui. Rimane difficile anche per voi essergli d'aiuto, perché se voi vi mettete nelle condizioni di aiutarli, anche finanziariamente, la cosa crea scompenso. Allora, voi non fate più pressione di volerli, di averli da voi, lasciateli. Non stategli col fiato sul collo, lasciateli abbastanza guazzare. Poi, tu che sei mamma, aggancia tua figlia. Aggranciala nel modo
più delicato che puoi, ma è tua figlia, sai, con i figli. E a lei digli, porgi quella, quella domanda, quella richiesta, come dire, per qualunque cosa tu sei mia figlia, per qualunque cosa io sono con te. Per qualunque cosa, se hai bisogno di denaro compatibilmente alle nostre possibilità, conta su di noi senza dire nulla a tuo marito. Se, queste sono cose che devono rimanere all'interno tra madre e figlia. No, devi fatela complice. No. Perché lei sta lottando per il suo nucleo familiare e da quanto capisco sta sostenendo il marito bene, alla grande. Bene, tu sostieni tua figlia in quella maniera. Quello che ti urta io so cos'è, il non vederla nipotina. Cerca di vederla quando è possibile, cerca di abbracciarla quanto possibile, poi però non più di tanto. Io so che tu nonna, la mancanza della nipotina è una cosa che però più di tanto non puoi. E chi sta parlando è il nonno, perché anch'io con le mie nipotine, se non posso averle, se non le posso stropicciare, adesso la piccola ha 10 anni. La grande ne ha 12, puoi immaginarti. La grande inizia già e io quando le prendo me le strizzo proprio, me le stringo al petto e poi guai se non mi danno il bacino. Io prima di iniziare la trasmissione mi sono infilato in camera loro e finché non mi hanno dato il bacino guai. Le minaccio, faccio di tutto con le mie nipotine. Però sono le mie nipotine e ti capisco e capisco anche il dolore che hai per non poterla vedere. Fattene una ragione, perché tanto non è. Più di tanto non puoi scuotere l'albero, però mettiti in condizione di essere complice con tua figlia. Mettiti lì vicino, dagli quel supporto. Vedrai che in una maniera o nell'altra, se riesci a dargli quel supporto. Anche lui si troverà un po' più rilassato il momento che riesce, ma in modo particolare il momento che riuscirà a trovare un buco per poter non dover stare a casa. Perché tu pensa come deve essere il suo io, il suo interno, come deve essere. Sicuramente è come passare sotto un treno. Pensa, tuo genero è passato sotto un treno. E quindi ne sta subendo le conseguenze. Chiedo scusa. Mi chiamo ho 42 anni. Avrei bisogno di un suo consiglio. La mia amica, con cui ho in comune moltissimi amici e conoscenze, spesso curiosa nella mia bacheca di Facebook e chiede l'amicizia alle persone con cui non ho contatti personali, ma solo virtuali. E fin qui nulla di male. A volte si propone in modo veramente esplicito e anche questo per me non è un problema. È adulta e vaccinata. La cosa non mi riguarda. Quello che però mi disturba tanto, ma veramente tanto, è che di tutto questo lei non mi dica nemmeno una parola. Un accento, credendomi davvero una fessa. Invece io vengo a sapere tutto dagli amici che mi riferiscono tutti i suoi comportamenti. Lei cosa mi consiglia di fare? Allora, pensa alla solitudine di questa donna, di questa amica, di questa ragazza. E alla tristezza di tutto questo. Perché se è così espansiva, è
triste perché ha poco affetto in giro, ha poche persone che gli danno affetto. Una volta un anziano, perché il termine vecchio non mi piace, un vecchio contadino, un anziano. Particolare. Non... Quando è che va alla ricerca esasperata cose è perché gli manca qualcosa. Questa saggezza. Quindi questa sua ricerca di essere esasperatamente in giro, vista, sentita, ascoltato meno, è perché ha qualche vuoto da colmare al suo interno, nel suo io. E quindi quando è che devi colmare qualcosa diventa difficile, si rischia di fare di avere dei comportamenti che sono anomali, inusuali. E quindi lei adotta questo comportamento, quindi pensa con serenità a questo. Però poi c'è anche l'altro lato. Tu dici, ma puoi anche parlarmene, discutiamone, ma cosa pensi, che io sia fessa? Giustamente tu mi dici, sei tu che hai parlato del termine di essere fessi, no? Bene. E io invece ti posso dire un'altra cosa. Se invece questa tua amica avesse soggezione e avesse un certo rincrescimento di parlare di questo con te, avesse qualche grosso problema di parlarne con te, discuterne con te, ci hai mai pensato a questo? Perché anche questo devi mettere in conto. Se ci fosse qualche grossa problematica, tu cosa fai? E la grossa problematica è aver soggezione, perché nulla vieta che tu, anche tra amici, ci sono quelli che ti mettono soggezione, amici o no, ma ti mettono soggezione. Se ci fosse questo problema, l'hai messo in conto di tutto, perché c'è anche questo problema. Quindi non te ne parla, d'accordo, ma perché non te ne parla potrebbe anche essere questa una grossa motivazione. E credimi che è una grossa motivazione, ma grossa motivazione, perché io se mi mette timore quell'amico, più di tanto non parlo, non vado a confidarmi, non... E visto, considerato che ho anche un comportamento che è anomalo, andando a discutere con lei, che magari, non so, ma tu magari sarai come amica quella che avrà il bel pensiero, il buon comportamento e magari anche l'abbigliamento più sobrio, perché tutto fa. E allora diventa difficile. Quindi non sei fessa. Sicuramente non ti considera tale, ma devi mettere sulla bilancia anche le altre cose. Io so che certe cose sul piatto della bilancia non ci si mette, noi non ci pensiamo a metterle sul piatto della bilancia, però si verificano. Ecco perché mi permetto di dirti, metti sul piatto della bilancia il tutto. Madonna, stasera di nuovo la gola mi sta proprio creando qualche problema. Sono la zia di una bimba di 5 anni. Mio cognato, padre della piccola, ha lasciato mia sorella all'improvviso, facendo i bagagli una notte e lasciando un biglietto su cui scrivere di non amare più la moglie
e che avrebbe provveduto al mantenimento della figlia tramite avvocati. Mia sorella è disperata, non fa che piangere. Alla piccola ha raccontato che il papà è partito per un viaggio e che presto tornerà. La bimba chiede spesso del papà e temo che abbia intuito qualcosa. Secondo lei è giusto che nasconda la verità alla piccola? Io temo che così facendo crei un ulteriore trauma. Lei che ne pensa? Credi, cara amica, mi auguro che almeno provveda agli alimenti. Perché purtroppo stiamo attraversando un periodo un po' particolare. Guarda, in questi tempi abbiamo visto, e purtroppo si tocca con mano, persone che fanno che uscire di casa, poi magari rientrano poi dopo un paio di giorni, no? Un giorno, due, e sono andati a spensieratamente a fare, non so, un weekend con un terzo personaggio. E purtroppo la drammaticità delle cose è questa. E io sono a conoscenza che tante volte, e ho già anche letto più volte lettere dove ci si lascia scrivendo su Facebook, mandando un SMS, cioè un messaggino. Tutto sommato, se almeno quello paga quello che deve per il figlio, non ha avuto più il coraggio di voler stare lì. È un dramma, ma dobbiamo farcelo. Per quanto riguarda il trauma del bambino, lì deve essere la mamma, non la zia, a prendere il toro per le corna. E comunque c'è sempre tempo. Quando ci sono dei bambini di mezzo, mi si strappa il cuore, perché quando io posso capire, due adulti possono essere stupidi finché voglio, scusatemi il termine, amici, che anche per chi mi sente, ma quando due si separano, vabbè. Va bene, però sono i pezzi deboli sono i figli che ne sopportano poi la drammaticità delle cose e sopportano il peso di tutto, sono loro. Quindi, come dico, prima di raccontargli che il papà è andato via, che non ha più voluto la mamma, non ha più voluto un figlio, cioè, dire anche un figlio così, io, come la penso io, è più andiamo avanti e meglio è. Io non affretterei di dover dargli questa brutta notizia a sto bambino. Io cercherei di evitarlo, e visto e considerato che sei la zia, cerca di coccolare sia il nipotino che anche la mamma. Stai vicino anche tanto alla mamma, che non faccia stupidaggini e che facendola parlare in una maniera o nell'altro trovi anche un minimo di serenità nell'essere stata lasciata, di farsene una ragione, perché come mi scrivi, la mamma di sto bimbo non riesce a capacitarsi, però purtroppo siamo in un mondo imperfetto, siamo esseri imperfetti e anche sciocchi, perché io posso capire che tra due coniugi non si vada più d'accordo, ma non si può andare via e non guardare più un figlio. Non si può, non lo accetto. È troppo duro, non riesco a mandarlo giù. Io non lo accetto questo.
che un padre non guardi più il figlio e si limiti soltanto a pagare la quota. È duro da mandare giù, però bisogna avere la forza di andare avanti, un piede dopo l'altro. Quindi non star lì a... Tu devi stare vicino, sia a tuo nipote che alla mamma. Stagli vicino e fai in modo e dagli una mano. Guarda, tante volte è sufficiente stare zitti, non dire nulla, il più delle volte, ma sentire solo lo sfogo. Il momento che sta donna riesce a sfogarsi, no, divide in parte il suo dolore. Quindi lascia, e poi per il resto purtroppo non possiamo farci nulla, d'accordo? Voi vorreste a volte, io vi chiedo scusa amici, vorreste a volte che io potessi avere, se avessi il potere di fare di più, giuro che lo farei. Se avessi il potere di spaccare delle teste e inserire del buon senso, giuro che lo farei tutti i giorni. Però purtroppo non è così. Drammaticamente purtroppo non è così. Chiedo scusa amici. Sono fidanzato con da oltre un anno ed è sempre stato un pantofolaio. Non ho mai voluto andare a ballare. Chiedo scusa. A ballare con gli amici nel weekend. E a fatiche riuscivo a convincerlo ad uscire per una pizza o ad un film a volte. All'improvviso ho iniziato a voler uscire tutte le sere. Il calcetto, il cinema, l'aperitivo, la cena, la discoteca. Insomma, l'unica sera in cui riusciamo a riposare è la domenica. Quello che non riesco a capire è questo suo cambiamento improvviso. Lei cosa ne pensa? Allora, si dice, che qui siamo sui si dice, che ogni 7 anni si cambi gusto. Sicuramente. Questa persona ha deciso di cambiare, di non essere pantofolaia, di mettersi in pista, di mettersi in vista e di correre. Allora, se lo fa da solo, è una motivazione che può avere mille aspetti, mille soluzioni e magari non tutte regolari. No. Ma se lo fa, se lo fate assieme, nulla vieta. Sta cercando di movimentare il vostro rapporto. E quindi di non essere un rapporto che diventa noioso. Può sentire il peso di un rapporto che possa diventare monotono. Allora questo rapporto con questo compagno, perché siete poi due maschietti. Questo rapporto
che lui sicuramente ci tiene in modo particolare, onde evitare che questo rapporto possa scivolare nel grezzo, nel magari si sforza di uscire, di non essere pantofolaio. Perché ti dico, se questo fosse che lo fa per conto suo, e allora non capisci che ci potrebbero essere mille altre cose, mille altri pensieri brutti. Ma a un certo punto, se esce con te, se uscite assieme e lo vedi che si sbatte di qua e di là, sicuramente è perché non vuole che il vostro rapporto diventi un rapporto che si rovina dal quotidiano. Quindi devi essere particolarmente riconoscente, perché in questa maniera non avete tempo di avere la quotidianità, perché questo concetto è per tutti. Per tutti gli esseri umani. La quotidianità distrugge qualunque cosa, rovina qualunque equilibrio, rovina anche qualunque rapporto, perché tutto quello che è quotidiano diventa noioso, la ripetitività di tutto. Quindi se lui prende su e ti porta assieme, voi due andate assieme, ma qual è il problema? Ma meno male. Cioè, non ti creare grosse problematiche, come neanche tu mi hai scritto, dato che su due maschietti me l'hai virgolettato, se io non ti rispondevo, vedi che ti rispondo, non ho letto i nomi perché i nomi non ne leggo e non ne faccio, comunque vedi che ho letto anche se siete due maschietti. E non ho grosse problematiche, neanche mi creo grosse problematiche. Anche perché io sono un fervente sostenitore che un essere umano soffre sia da una parte che dall'altra. Che poi abbia dei gusti sessuali diversi dai miei, non è un problema. L'unica cosa che non condivido è che due esseri umani dello stesso sesso possano creare una famiglia e possano adottare dei bambini. Questo mi va stretto, perché quel viaggio che io ho fatto a Roma a piedi era nel non toccare la famiglia, perché la famiglia è sacra, tutto qua. Poi io, se siete uomo, personalmente non mi tocca più di tanto. E non mi disturbo a parlare dei vostri rapporti. Ci tenevo a chiarire questo. Allora, io l'ho chiarito ad personam e l'ho chiarito anche in diretta. Quindi non ho problemi a leggere mail di Homo o compagnia bella. D'accordo? E neanche ho problema a rispondervi. Perché per me siete uguali, identici, però due esseri dello stesso sesso che possono fare la famiglia sono contrari. Tutto qua. Da qualche mese esco con un ragazzo con cui mi trovo molto bene. È un ragazzo simpatico, gentile, intelligente, però è molto molto peloso. Da quello che ho visto non si depila, non che io ami gli uomini perfettamente depilati, però lui è davvero troppo peloso e dovrebbe porvi rimedio, almeno in parte. Però non so proprio come dirglielo. Lei cosa mi suggerisce? Cara amica, ma guarda, io è la prima volta che sento
un problema di questo genere. Te lo dico. Perché ne ho sentito tante, ma questo qua, perché è troppo peloso, mi sfugge. Io mi chiedo, e ti chiedo, è proprio un grosso problema quello del pelo, se ha tanto pelo nel corpo? Sai perché? E non ho vergogna a dirlo. Mio padre mi diceva: meno male che sei nato di 9 mesi. E gli ho detto: scusa papà, perché mi dici così? Perché se fossi mai stato un po' più dentro al ventre della mamma, tu saresti uscito uno scimmione, tanto sei peloso. Perché io sono peloso da matti. Io ho i peli sulla schiena che sono più lunghi, cioè io su tra davanti, dietro ho peli ovunque. Io penso di non avere parti non coperte da peli. Quindi, onestamente, mia moglie non mi ha mai fatto notare che sono peloso. Lo so già da solo che sono peloso. Anzi, mi crea qualche problema perché la primogenita delle nipotine è abbastanza pelosa, questo mi dà fastidio, ma solo questo. Quindi il fatto che il tuo fidanzato sia peloso mi lascia perplesso. Sul fatto del pelo io non ho grosse esperienze. Ti posso dire che mi sono un pochino documentato proprio per questa lettera che è anomala, cioè anomala. Cara amica, io questa del pelo proprio non... è la prima volta che leggo qualcosa del genere. E nonostante che il mese prossimo io faccia 65 anni, non ho mai sentito che una donna si lamentasse per il proprio uomo. Magari l'avrà pensato o meno, ma non mi ha mai chiesto. Cioè, è la prima volta di tutto. Non so che dirti, però io so che ci sono dei centri dove che fanno determinate soluzioni, ma non esiste, mi hanno confermato che non esiste la possibilità dell'epi, anzi mi hanno corretto quando ho detto ma la depilazione, no, epilazione, non depilazione, epilazione, l'epilazione completa e definitiva per adesso non esiste. Ci sono forme di epilazione particolari che reggono parecchio tempo, però il pelo ricresce. Se si fanno tante di queste cose, magari il pelo desiste, lascerà un pochino, cioè, però per adesso non esiste ancora una cosa, così mi è stato detto, definitiva. Tutto quello che posso dire è questo. Ma al limite andate in un centro di bellezza tutte e due e fagli fare un po' di cerrette, non lo so, vedi tu. Altro non lo so, se ci è andata assieme sicuramente lui non la prende proprio come uno sgarbo nei suoi confronti. Perché anche tu, cioè, lì vai a toccare nel suo io, in modo particolare. Stai attento a come ti muovi perché diventa, chiedo scusa, diventa molto molto il ghiaccio lì diventa molto sottile, quindi se tu ci devi camminare sopra e il ghiaccio diventa sottile sottile sottile, potrebbe rompersi. Tu a quel punto devi vedere quanto rischi nel parlare di ste cose. Non giuro che non so proprio cosa dire, se non andate in un centro bellezza, benessere, tutte e due, con la scusa di fare, ci sarà un party un po' particolare che magari vuoi tu anche sistemare, tante cose, no? Ecco, già che c'è, gliela metti lì, siamo lì, fatti un po' di ceretta ridendo, tanto con le operatrici loro devono fare, perché se non ne fanno non guadagnano,
fai metti lì, gli fai fare un po' di cerrette, lo farai urlare un pelino, perché quando tirano via strappano starò i stipeli ma messa sul ridere, perché sennò il ghiaccio diventa molto sottile, e poter far capire al proprio uomo che non ti piace perché è peloso, bellon ragazzi, cioè non io cara amica, se mi trovi, se ti trovi bene, se scusa, perdona sto vecchio un po' rimbambito, ma porca miseria, sai, se sono solo quattro peli, sai, poi, ma... come ti ho detto, io ne ho ovunque, poi sulle spalle addirittura sono più lunghi dei capelli. Alla disperata si fa una rasata e via. Però a questo punto l'unica soluzione, se proprio non ne riesci a fare a meno, ti dà fastidio meno, l'unica soluzione è andare in un centro benessere, in questi centri qua, dov'è che trovi qualunque cosa, dalla manicure alla pedicure, cioè fanno qualunque cosa. E lì ridendo e scherzando, con qualche professionista o meno, discutete, e quando siete lì dentro, in una maniera o l'altra, gli fai fare, gli fai strappare quei quattro peli, cioè non ho altri consigli da poterti dare, non proprio, è una cosa su cui, ragazzi, chiedo umilmente scusa, ma sono rimasto spiazzato. Adesso io questa sera abbiamo raggiunto la fine, sappiamo che abbiamo avuto una giornata importante, perché abbiamo avuto il grido d'aiuto del nostro Santo Padre, che non se la sente più di andare avanti, dove a un certo punto, se non hai più la forza e l'energia di mandare avanti, penso, la cosa più importante, cioè il ruolo più importante di un uomo, che essere a capo della religione cristiana, che se ne dica, siamo 1,5 milioni di cristiani nel mondo, e lui si sente stanco, piuttosto che rimanere lì e che poi la Chiesa venga governata da altri, ha avuto la forza, il coraggio di dire basta. Bene, con questo io vi lascio la buonanotte e farò, io prima di coricarmi, farò una preghiera, perché Padre Eterno conservi questo grande Papa e che provveda a darmi un nuovo Papa e che possa essere sempre uno migliore dell'altro, uno più bravo dell'altro. Con questo vi lascio la buonanotte, amici, e sogni d'oro. A lunedì prossimo. Oggi ne abbiamo 11, quindi sarà lunedì 18. Lunedì 18, se ci saranno avvisaglie, se riuscirò ad avere già un minimo di roba dall'estero, bene, ne farò parte, ma l'abbattage lo faremo proprio questo autunno. Amici, buonanotte e sogni d'oro.